Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Yo-Kai Watch. Siamo in un nuovo episodio di questa serie, l'episodio numero 18. Ci avviciniamo sempre di più alla fine, anche se non so esattamente quanto manca. Non so neanche il numero di capitoli. In ogni caso direi di cominciare con questo episodio. Allora, dovevamo andare a trovare l'armatura nel cavo che avevamo trovato la chiave per aprirlo. Però prima vorrei dire che ho fatto un bel po' di allenamento. Come vedete sono aumentati di un bel po' i livelli dei miei yokai. E ho anche trovato un bel po' di yokai nuovi. Faccio subito vedere chi sono e vi chiedo magari a voi chi dovrei inserire al posto di chi. Io avrei il dubbio su Tengu Legon, anche se mi sembra abbastanza forte, però non so se tenerlo. Ho cambiato Cicabile e ho messo lui. Vi faccio vedere quelli nuovi che ho trovato. Allora, abbiamo Blocco Spino, no, vabbè, c'erano già. Pure lui, sì, fino a qui c'eravamo già arrivati. Ah, Castellius 2 forse, non lo so. Poi Rugada, Scontro Serpe, Nervi Macho, Bastian, vi faccio vedere anche questi che è meglio. Avrei qualche dubbio perché non sono neanche tanto male. Castellius 2 ne ho trovato un altro, pensate. Poi Stilossa, che non è neanche male come tecniche e Energy Max. Poi Vulcando, no, forse lui no. Trespi invece, anche questo è abbastanza forte, soprattutto come Energy Max e tecniche. Poi Teskiant, e anche questo non è male. Poi c'è, no, basta, poi basta, ok. No, vabbè, Teskiant no, perché è di rango E, quindi non, è anche il livello basso, quindi eviterei. Quindi vi chiedo a voi chi dovrei mettere al posto di chi. Forse al posto di Carnino, o forse Gibanian, non saprei. Avrei il dubbio sui tre che sono, cioè sono nella fila in basso. Allora, intanto siamo entrati qui nel cavò. Vediamo un po' se troviamo... Eccola qui l'armatura, attenzione, vediamo un po'. Cosa... Sembra proprio che possa alzarsi e muoversi da un momento all'altro. Che strano, sento un'aura provenire da quell'armatura, ma... Un momento, non viene dall'armatura in sé. Da dove viene allora? Forse ci sono degli ingranaggi qui da qualche parte. Non so se è proprio un robot, sai Pierre? Ho qualche dubbio. L'armatura si è mossa. Eh sì, c'è anche una strana aura. Oh oh, tieniti forte Rikix. No, non dirmi che c'è qui un boss. Ecco appunto. Neanche il tempo di dirlo. Fantasmurai. Ottimo. Non vedevo l'ora di fare una battaglia contro sto qua. E mi sembra anche piuttosto arrabbiato, sapete? Ok, iniziamo con un Energy Max, che è la cosa migliore. Finché non è arrabbiato. Anzi, forse... Dovrei trovare dei punti deboli, tipo lì in mezzo. Anzi, mi ha già pure addirittura già fatto fuori Eluguro. Quindi purifichiamolo velocemente in modo che ritorna in battaglia. Mamma mia, ok. Rivela, devi curare tutti, perché veramente se no siamo nei guai. Ok, io provo a farlo colpire lì, perché mi sembra posto il punto debole. Infatti mi sa che fanno abbastanza anche danni. Grande, ok. Questo era una specie di colpo critico, mi sa, eh. Ok, vediamo un po'. Con un altro Energy Max di Eluguro, che non è male come tecnica sua. Però non gli abbiamo fatto così tanti danni, anche, anzi mi sa che è proprio ancora al massimo con i suoi PS. Sì, è appunto ancora al massimo. E non è un granché come cosa. Usiamo anche l'Energy Max di Rivela, anche se non può curare. Però maledizione, forse è meglio farlo curare. Cioè, permettergli di curare gli altri. E... anche velocemente, ok, adesso si può anche curare dopo aver usato questa tecnica. Non gli ha fatto neanche tanti danni. Maledizione, c'è lì un topo? O almeno quello che sembra a me. Ok, gli stiamo facendo danni finalmente. Grandissimo, Rivela si è curato. Vai, grandi, ok. Forse è il momento di un Energy Max. Vai con Tengu Legon. Che nomi, mamma mia, questi yokai. Dai, veloce adesso che... c'è ancora il topino lì fuori, forza. Tornado Tetro, vai. Vediamo quanti danni. No, maledizione, l'ha mancato, non ci posso credere. Questa non ci voleva proprio. Dai, veloci, colpitelo. Maledizione, veloci. Grande, 123. Dai che ci stiamo avvicinando a farlo fuori. C'è anche un Energy Globo. Maledizione, io sto caricando l'Energy Max di Koma-san. Dai che forse riusciamo anche a beccarlo, dai, forza. Sì, dai. Grandi, l'abbiamo beccato. Si sono ricaricati tutti. Ok, questo è stato un colpo di fortuna. Abbiamo beccato l'Energy Max, cioè quello che fa ricaricare
non so come si chiama, adesso mi ricordo. Vabbè, quello che ti permette di fare le mosse Energy Max. Ed è un'ottima cosa, perché ne avevamo abbastanza bisogno. Ora, vediamo di purificare subito. Oh mamma, come si chiamava? Eluguro, ecco. Maledizione, se anche risveglia, cioè il topo, cioè l'armatura si è risistemata, il topo è ancora dentro. Se mi chiedo, com'è possibile che c'è di dentro un topo? Boh. No, rivela, è più importante se ti curi te, sai? Grandi, attenzione. Abbiamo rotto l'armatura. Dai, colpitelo. Dai, maledetti. Dai. Veloci. Dai che lui non ci può far niente in questo momento. Dai che ce la possiamo fare. Dai, rivela, dai uno schiaffo d'affetto. Ci stava però, Forza. Grande, ok. Perfetto, adesso magari anche una mossa di Eluguro non sarebbe neanche male, Mi ricordo maledizione più come si chiamava la sua tecnica. Illusione spiritica. Me lo sono ricordato prima che la usasse, incredibile. E vediamo un po' quanto danno. Mamma mia, grande colpo critico, mi sa. No, vabbè, forse no, però le ha fatto un buon danno, Vai con una fiammata. Grandi. Dai che ci siamo quasi dal distruggerlo. Davvero, non ho visto come si chiama questo boss. E non sarebbe male neanche tanto saperlo, anche per il titolo dell'episodio. Dai. No, l'ha mancato. Maledizione, è proprio ora. Mancava un ultimo colpo, probabilmente. Vai, ottimo. Sarebbe anche... No, non la spada. Non vorrei colpire la spada, ma lì in mezzo, ecco. No, aspetta. Ah, no, maledizione. Devo purificarlo. Devo purificare lui. Forza, rivela. Cura Carnino. Veloce. Grande. Buono. Ottimo. E userei anche l'Energy Max, sapete? No, cosa ha fatto? Vabbè, si è ricurato subito. Grandissimo, rivela. Meno male che ha colpito lui in modo da ricurarsi subito. Anche se alcune volte non vuole curarsi, Non è un granché come cosa. Maledizione, no, sta per caricare la sua tecnica. Il suo attacco speciale. Veloci, colpitelo. Colpitelo, che sennò siamo nei guai. Maledizione, ce l'ha fatto. Ce l'ha fatta. Taglio maledetto. Ho paura di quello che potrebbe farci, sapete? Ok, no, forse poteva anche andare peggio. È andata abbastanza bene, sapete? Dai, una bella fiammata. Grandi. Grandi. L'ultimo colpo. Colpite quel maledetto topo o quello che è. Dai. E attenzione, l'abbiamo battuto. Grandissimi. Ok, anche questa boss fight è durata abbastanza poco, nel senso che ce l'abbiamo fatta senza accelerare la battaglia, perché mi sono ricordato che si poteva fare, però ho evitato per vedere quanto ci mettevamo normalmente. 2046 punti esperienza, mamma mia. E attenzione, perché rivela ha aumentato il livello della sua mossa Energy Max. Grandi. E vediamo un po' adesso cosa succede, perché abbiamo battuto il boss. Che si chiamava? Come si chiamava quel boss? Squid. Ecco, era un topo allora. Avevo visto bene. Sarebbe meglio anche catturarlo, Beh, mistero risolto. C'era qualcosa che non tornava. Così il topo che abitava l'armatura la faceva sembrare animata. Che delusione. Bene, ora che la logica ha surclassato il soprannaturale, posso andare a casa. Dovremmo riuscire a filarcela tranquillamente, senza farci notare. Lui tranquillo, se ne va. C'è da dire che Pierce l'è filata alla velocità della luce. Eh sì, anche perché abbiamo distrutto quell'armatura. Mi chiedo perché non gli interessi come siamo finiti qui dentro. Lo troverebbe più interessante di un ammasso di ferraglia in movimento. Non stava parlando di un tunnel o qualcosa del genere? Non ricordo. Ora andiamo a dire a Traspec che abbiamo risolto il suo problema yokai. Sì. Ok, ma non so come si chiama quel boss, almeno non sono andato, non ho guardato. Uff, non so come ringraziarvi per aver scacciato quel fastidiosissimo topo. Ora posso dormire profondamente come facevo prima. Notte dopo notte quel topo terribile mi avrebbe rosicchiato la faccia. Ok, non c'è bisogno di aggiungere altro. Visto il modo in cui se l'è data a gambe, non credo che tornerà mai più qui. Per fortuna l'abbiamo fermato prima che sgranocchiasse l'intero museo. Credetemi, non vi ringrazierò mai abbastanza. Non sarà una ricompensa adeguata, ma chiamatemi quando vi servirà aiuto. Ah, bene, è diventato nostro amico. Ottimo. Grandissimi. Ok, Traspec.
Non me lo sapevamo già, adesso intanto l'abbiamo. Ce l'abbiamo come amico, si è aggiunto al medaglio di Yokai. Ottimo. La medaglia l'abbiamo tenuta. Vorrei tanto vedere anche. Se vi capita di trovare un Traspec, fate in modo di parlargli. Quando l'avrete svegliato potrete teletrasportarvi verso un altro Traspec. Vi porteranno ovunque vogliate andare. Buono, ok. Vediamo un po', sono curioso di trovarne uno. Fatti trasportare da Traspec. Attraversa la città in un istante? Usa Traspec per teletrasportarti in punti diversi della città. Oh, era ora di trovare questa cosa, ma proprio ora. Cioè, prima no, eh. Cerca di parlare con tutti i Traspec per passare da una destinazione all'altra. Attiva tutti i Traspec e sarai in grado di coprire grandi distanze rapidamente. Ma è grandioso, cercheremo di farne buon uso. Fantastico, grazie. Era ora che mettessero anche sta cosa. Andiamocene di qui, Rikix. Ci porta via Traspec, tranquillo. Voglio scrivere un saggio per confutare l'esistenza del soprannaturale. Sembra quasi che io non esista. Sai bene cosa intende. Purtroppo le persone non possono vedere gli yokai. Beh, mi farei esaminare volentieri se riconoscesse il mio contributo. Voglio dire, andiamo. È come se fossi una specie di fantasma. Ma in teoria ci siamo quasi, eh. Ok, abbiamo finito il capitolo. Questo è l'importante. Abbiamo sconfitto un altro boss. E non salviamo per il momento, dai. Vediamo un po' come inizia il capitolo nuovo. Ed è già notte. Perché siamo qui e che posto è questo esattamente? Guarda queste bancarelle. Oh, sono dei bignè quelli? E guarda qui Rikix. Oh dog. Oh mamma mia. E lì cosa c'è invece? Facciamo che ti lascio qui. Oh pesci rossi. Va bene, perfetto, lo lasciamo lì che è meglio. Ehi ragazzi, è già tornato? Che mangia qualcosa. Avete mai sentito parlare dei sette misteri della scuola? Sì, sono molto famosi, Sandrone. C'è il pianoforte che suona da solo, lo scheletro di anatomia vivente. Oh mamma mia, le scale infinite, le statue di bronzo danzanti, le tipiche leggende da cortile. Ne ero già al corrente, ma quelli non sono gli unici misteri della scuola. Avete mai sentito quello sulla strana voce che risuona in piena notte? A quanto pare dice, vuoi giocare? Che paura! Ma per caso c'è lo zampino di uno yokai? Adesso lo dice, eh? Adesso viene qua e lo dice Whisper. Intanto se ne gira per questo posto. Chi te l'ha detto? Non ho mai sentito niente del genere prima d'ora. In realtà è una storia saltata fuori di recente. Un insegnante ha udito la voce ma era tardi. Il sonno fa sentire strane cose. Beh sì, può essere che sia andata così. Perché mai hai tirato fuori la storia dei sette misteri? Stavo pensando che questo è il momento giusto per scoprirli di persona. Cosa vuoi dire? Sì, tra poco cominceranno i fuochi d'artificio, no? Voglio dire, potremmo ammirarli dal tetto della scuola. Bere una limonata sarà super. Tu però vuoi che indaghiamo su questa voce in particolare, non è così? Beh, visto che è di strada, voi che dite? Dovremmo indagare? Fuochi d'artificio dal tetto? Sarebbe impossibile di dire di no. Ma sì, facciamolo, incontriamoci a scuola, sarà fantastico. Ok, sembra che il prossimo capitolo sarà a scuola. Ok, allora è deciso. Andiamo, Whisper, la scuola ci aspetta. Peccato che è in giro a fare non so cosa. Ah, ancora a mangiare? Molto probabilmente. Ehi, Rikix, aspettami. Perfetto, questo capitolo inizia molto bene. Vediamo il titolo. Una sfida da brividi, attenzione. Chi scopre per primo i sette misteri? Bene, siamo al santuario qui, ok. Ok, direi che ci possiamo anche fermare. Aspetta un momento, qui hanno aperto la strada. No. A parte, no, era già aperta la strada qui, ma... Ah, il santuario quello per il Monte Selva Oscura, ok, ho capito. Bene, direi che per questo video ci possiamo anche fermare. Scusate se è durato un po' meno del solito, ma purtroppo oggi è già tanto se riesco a portare questo video, già tanto se riesco a portarne uno appunto, perché sono abbastanza impegnato, quindi non so se nemmeno se riuscirò a caricarlo entro oggi. Dovrei riuscirci, però al 100% non lo so. In ogni caso ci fermiamo, quindi io vi ricordo se volete di iscrivervi al canale se non avete già fatto, anche i miei profili Twitter e in particolare Facebook, perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale, se magari ci sono problemi o ritardi con i video vi aggiorno sempre lì. Trovate i link in descrizione di tutti i video del canale. Trovate anche
e il mio Nintendo Network ID che potete utilizzare se magari volete mandarmi una richiesta di amicizia oppure semplicemente seguirmi sul Miiverse della Wii U, ovviamente se avete una Wii U appunto. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!